Sono stata investita di questo ruolo di madrina, quindi insomma una grossa responsabilità perché questo poi è un festival che è giunto alla nona edizione, quindi ormai ha acquisito sempre di più importanza. Sono appena arrivato, vedo tanta energia positiva. Guarda, i festival come parola ricorda sempre la parola festa. Non mi è stato chiesto di fare questa partecipazione alla Serie Padrino, per me è stato veramente un onore. Sul sociale ben venga, che il sociale non vada solo nei corti, ma anche nei lunghi. Mi dicono che sono stato premiato, quindi veramente bontà loro, come si dice, troppo buoni. Non so se lo merito, se non per la grande passione che ho per il cinema. Buon cinema a tutti! È un onore essere qui questa sera e partecipare con il mio corto che insomma è reduce da Los Angeles. Questa sera è la consacrazione di queste persone che si sono adoperate per realizzare questi corti. Vengono da tutto il mondo e speriamo di aver dato il meglio di noi. Speriamo di essere sul palco questa sera. Well, il cortometraggio è l'inizio di tante carriere molto importanti, per esempio Scorsese, James Cameron. Sono iniziato con cortometraggio, io ho fatto due o tre quando ho iniziato in scuola di cinema, tanti anni, non ti dico quanto. Ed è un festival soprattutto in cui il tema principale è la diversità. La diversità è intesa a 360 gradi, quindi si parla di differenze di cultura, di colore della pelle, di disabilità, insomma la diversità proprio in tutti i sensi. Si raccontano delle storie molto significative e che ci devono aiutare a riflettere che tutti i giorni della nostra vita noi dobbiamo rendere possibile a tutti la vita nella normalità, no? Quindi abbattere le barriere. E questo serve appunto un festival, serve a focalizzare l'attenzione su chi magari può sembrare meno fortunato di noi, ma se noi ci impegniamo, lui può sicuramente, o lei può sicuramente vivere una vita come la nostra e avere la marcia in più che ha. Ed è bello poter donare se stessi. Quindi spero che il messaggio sia recepito stasera, cioè che bisogna aiutare il prossimo, chi ha più bisogno di noi. Vediamo che i registi provano molta passione quando vengono chiamati sul palco a raccontare la loro opera. Quest'anno abbiamo aggiunto una conferenza stampa, veramente come una rassegna internazionale al top. Ho visto dei cortometraggi che sono in concorso e sono veramente molto belli, ti colpiscono emotivamente, no? Il talento comunque non deve mai essere, no, tarpato, uno il talento deve cercare in qualche modo di metterlo in pratica. Noi lo chiamiamo il sorriso diverso, poniamo un problema ma cerchiamo una soluzione e la cerchiamo attraverso il corto, il cinema corto. Abbiamo l'opportunità non soltanto di far conoscere dei giovani professionisti ma delle storie che secondo me internazionali, come sempre, ci tengo a sottolinearlo perché sono arrivati più di un centinaio di corti di alta qualità da tutto il mondo, che ci daranno modo di parlare di una problematica come ogni anno sociale, interrazziale e religiosa che c'è dietro. Cioè tutto quello che è creativo e che lascia spazio alla creatività insomma, non solo dei giovani, anche di tutti, dovrebbero essere ancora più incentivati. Quindi sono molto contento di partecipare a una serata come questa, sapendo che dietro c'è anche la beneficenza. So, bravo cortometraggio, vediamo chi vince, eh?